Ciao gente gentosa e benvenuti al secondo episodio di Mine Extreme. In questo episodio cercheremo di sopravvivere al deserto, o meglio, aspettate che non riesco a scrivere. Allora, in un mondo tutto desertico, o meglio, con la preimpostazione del deserto, cercheremo di sopravvivere per almeno 2 giorni e 2 notti. Mettiamo pure un seme. Ecco, resistere. Ci mettiamo anche la cassa bonus. Cominciamo. Dato che dovremo resistere 40 minuti all'incirca, perché 2 giorni e 2 notti durano 40 minuti, credo che farò più parti. Allora, la cassa bonus, pertanto prendiamola. Prendiamo anche le torce, non si sa mai. Bene. Abbiamo già del cibo, quindi per un po' possiamo resistere. Cerchiamo di tenerci bene da parte il legno perché sarà molto raro. Allora, tanto trasformiamo questo. Bene. E cominciamo a prendere la sabbia perché, beh, solo quella possiamo prendere. E ci servirà anche per fare l'arenaria e quindi fare la casa. Ora, con questa preimpostazione ci sarebbero anche come si chiamano? I villaggi. E anche i dungeon, quindi i villaggi lasciamo restare perché trovandoli sarebbe troppo semplice, mentre i dungeon cerchiamo di trovarli perché al loro interno potremmo trovare qualcosa di interessante. Ok, dovrebbero essere sotto, quindi scaviamo sotto. Ecco, qui c'è l'arenaria. Moriremo? Non lo so. A quanto pare non vedo dungeon. Mettiamo una torcia. No, a quanto pare siamo sfigati. Torniamo su. Riprendiamoci la torcia. E non abbiamo trovato il dungeon. Quindi risaliamo. E facciamoci la casa. Ok, abbiamo fatto un po' di arenaria e facciamoci il tavolo da lavoro, il banco da lavoro. Ok, allora facciamola qui. La facciamo d'arenaria. E neanche troppo grande, altrimenti la facciamo grande come quel buco che mi sono fatto nella modalità hardcore. Allora, forse un po' più grande o un po' più piccola, non lo so.
Ma sì, dai, basta così. Comunque, sempre parlando della modalità hardcore, stavo cercando di portarmi un po' avanti e mi vergogno a dirlo, ma mi ha ucciso uno scheletro. Sì, stavo esplorando un po' una grotta che avevo trovato, cercando il carbone sempre. Avevo trovato anche del ferro, ma sono morto come un idiota. Ok. È finita l'arenaria. Ecco l'arenaio. Cerchiamo almeno qua di trovare un dungeon. Però non credo che lo troveremo. Allora. Voglio almeno fare la notte. Ma che... Aspettate un attimo... Ah sì, sto in facile. Avevo il timore fosse in Pacifica. No. A quanto pare... Non c'è un dungeon. Allora, abbiamo finito la sabbia. Però ecco l'arenaria. Allora, dopo aver fatto questa casa, il tetto non ce lo mettiamo. Però mo c'è un problema, come lo faccio il letto? Vabbè dai, non lo faccio. Allora, facciamo la porta. E ovviamente abbiamo finito puntualmente la legna. Quindi andiamo in pellegrinaggio. E cerchiamo qualcosa. Cosa? Siamo in un deserto. Allora, torniamo a scavare perché finché non troviamo un dungeon, le nostre risorse sono queste. E ovviamente, come sempre, non c'è un dungeon. La nostra solita fortuna. Abbiamo pure finito la sabbia e mi tocca usare l'arenaria. Voglio un dungeon. Non possiamo fare niente, quindi io direi che metto un attimo in pausa e cerco un dungeon. E dopo che l'ho trovato, ricomincio il video. Signore e signori, è scesa la notte e non ho trovato un
cavolo di dungeon. L'unica cosa che sono riuscito a recuperare è questo cactus. Che ovviamente non sappiamo cosa farci. Vedo già dei mob fuori. E dei ragni potrebbero entrarci in casa. Ma noi siamo prudenti e facciamo il soffitto. Mi si è anche quasi spaccato il piccone. E quindi siamo quasi rimasti senza materie prime. Basta una. E l'unica cosa da fare sarebbe gettarsi fuori e andare a combattere contro i mostri. E non abbiamo nemmeno un'arma. Quindi io scaverei sotto. Sì, sotto casa mia. È l'unica alternativa che ho. Ecco. Mi si è rotto il piccone. Meglio di così non potevo stare. Aspettate. Questa tanto non serve. Ecco, però non me la ritrasformo. Quindi io che ci faccio? La rimetto. Dovevo usare quei due pezzi di legno per fare la spada. E adesso che faccio? Tanto mangiamo che stiamo morendo di fame. Ecco, e siamo anche a corto di mele. Quindi, Creeper! Dai. Muori. E vai, esploso. Abbiamo ricavato un po' di sabbia. Quindi io direi di tornare in casa. E non fare altre cretinate come questa. Perché ci abbiamo quasi rimesso la pelle. Io direi arrivederci al prossimo video.